GR1, direttore Luca Mazzà. Coronavirus in Italia, i morti sono 7, 231 i contagi, il commissario per l'emergenza Borrelli, i focolai sono concentrati al nord, non ce ne sono altri, la Lombardia rimane la regione più colpita. Da Conte un richiamo ai governatori, basta caos nelle decisioni, ci ascoltino, parole offensive e irricevibili, replica il presidente Lombardo Fontana. Oggi a Palazzo Chigi, riunione di coordinamento governo, protezione civile, regioni. Le ripercussioni economiche dell'epidemia, Piazza Affari brucia 352 miliardi di euro, timori crescenti per il rischio recessione. In Cina aumentano contagi e morti a Wuhan, si aggrava la situazione in Iran, Giappone e Corea del Sud. Sport e coronavirus, la Serie A verso un turno a porte chiuse, senza pubblico anche il big match Juve-Inter. Champions League, andata degli ottavi, questa sera il Napoli ospita il Barcellona di Messi. Nessuna paura, garantisce Gattuso. Buongiorno da Francesco Rubino. È dunque salito a 7 morti e più di 230 contagi il bilancio del coronavirus in Italia. I focolai però, assicura il commissario per l'emergenza Borrelli, restano gli stessi, concentrati nel centro-nord, dal Veneto all'Emilia-Romagna al Piemonte. La regione più colpita resta comunque sempre la Lombardia. Per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Anna Milan. È un nuovo risveglio difficile qui a Milano e in tutta la Lombardia. Noi siamo in una zona centrale, dietro Corso Sempione, e vediamo solo i camion della spazzatura, qualche anziano che passeggia, insomma è lontano il traffico che fino a due giorni fa riempiva queste strade. Per la verità sono un po' preoccupato dell'eccesso della reazione delle persone alle paure. Voi quanti anni avete? 17. Tutti con la mascherina? Sì. Sì. Abbiamo paura. Comunque oggi saremmo stati in vacanza, perché... Sì. Scuole chiuse. Esatto. Sì, sì. Le vittime qui in Lombardia sono 6, i contagiati sono 173, la metà di loro è in condizioni comunque abbastanza buone, cioè tali da non essere in ospedale. E l'appello proprio del governatore Attilio Fontana è quello di rimanere razionali, tutti. Io sono moderatamente fiducioso nel fatto che le cose possano andare verso un miglioramento graduale. Sarà intanto un'altra giornata blindata per 10 comuni completamente isolati del Lodigiano, sono le zone del focolaio, mentre in tutta la regione, qui anche nel capoluogo, stamattina lo sentivate, non si va a scuola, ci si organizza per lavorare da casa, si aspettano soprattutto i nuovi dati del contagio. È Milano ai tempi del coronavirus, una Milano che si scopre fragile. È un problema che sente, perché poi ne va di mezzo l'economia, tutto quanto, le paure. Sono lievemente preoccupato, ma solo perché non sappiamo con che cosa abbiamo a che fare. Io con Sergio Ciani vi restituisco la linea. È la seconda regione più colpita, il Veneto. Carnevale di Venezia interrotto, musei chiusi, attività e servizi ridotti al minimo. E a Voeganeo, dove si è registrata la prima vittima italiana, è iniziato il periodo di quarantena. Via gli screening per tutti i residenti di Voeuganeo, turni da 250 persone per volta. I cittadini hanno fretta di capire se sono positivi o meno al coronavirus. 25 dei 33 contagiati in Veneto abitano infatti nel piccolo comune in provincia di Padova, e qui si è registrata anche la prima vittima italiana. Al centro del contagio sembrerebbe esserci un locale, un bar locanda, spiega il sindaco Giuliano Martini. Il centro del contagio sembra essere questo locale, dopo un'altra persona che comunque gravitava sempre la stessa locanda, che era frequentata anche dalle altre persone che poi sono state positive. Ripartono da capo però le ricerche del cosiddetto paziente zero, quello che avrebbe portato il virus dalla Lombardia al Veneto. La pista di un agricoltore della zona che frequentava il bar di Voeuganeo e che nei giorni scorsi era stato nel Lodigiano è stata smentita dagli accertamenti medici nell'ospedale di Vicenza. Il paese intanto resta in quarantena, mentre nel resto del Veneto si predispongono tende da campo da affiancare ai pronto soccorso. Carla Frogheri, GR1. E veniamo ora al quadro complessivo, ai numeri totali dell'infezione. In studio Fausto Bertuccioli. E il bilancio, come ovvio, si aggiorna di continuo. 7 al momento le vittime, tutte persone anziane o già colpite da patologie di rilievo. L'ultima ieri, sempre in Lombardia, un 62enne di Castiglione d'Adda che era sottoposto a dialisi. Le persone contagiate dal coronavirus complessivamente sono 230, 173 come
avete sentito, in Lombardia, le altre in Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Lazio. A loro si aggiunge l'italiano trovato positivo a Tenerife. 27 persone sono in terapia intensiva, gli altri o sono ricoverati in reparti ordinari o in isolamento domiciliare. I focolai veri e propri sono sempre due, quello della provincia di Lodi e quello di Vo'Euganeo, in provincia di Padova. Lo ha confermato ieri il capo dipartimento della Protezione Civile e commissario per l'emergenza, Angelo Borrelli. Confermo che non ci sono altri focolai. Il legame tra i focolai, io ancora non ho avuto conferma di questo legame. La giornata di ieri è stata segnata anche dai gravissimi disagi sulla linea ferroviaria Milano-Bologna per il malore di una dirigente dello snodo di Casal Pusterlengo, risultata poi negativa al tampone. Le operazioni per sanificare gli uffici hanno provocato gravi ritardi sulla direttrice nord-sud, compresa l'alta velocità. La circolazione si annuncia difficile pure oggi e purtroppo si sono registrati anche diversi casi di tentate truffe con finti paramedici che chiedono di entrare nelle abitazioni di anziani per effettuare il test tampone o per disinfettare, con lo scopo di introdursi nelle case e rubare. A questo proposito si ricorda che in nessun caso le autorità sanitarie contattano di propria iniziativa i cittadini. E in prima linea in questi giorni i medici di famiglia, con il compito di riconoscere e segnalare i sintomi. La raccomandazione è quella di non andare personalmente negli ambulatori, ma di contattare i medici telefonicamente anche il sabato e la domenica. Claudio Cricelli, presidente della Società di Medicina Generale. 50.000 sentinelle sul territorio da una settimana stanno con gli occhi aperti, hanno acceso i radar. Noi abbiamo una sorta di questionario che abbiamo diffuso a tutti i medici. Su 60 milioni di persone noi i pediatri andiamo a selezionare solo quei pochi casi in cui esiste il sospetto e si debba andare ad approfondire. Tutte le epidemie hanno un loro percorso. È chiaro che ci sarà un momento in cui anche il Covid avrà un appassimento e poi scomparirà. Partiranno questa mattina dal tavolo permanente alla Protezione Civile le riunioni di coordinamento tra il governo, la stessa Protezione Civile, e le regioni in videoconferenza. Basta caos o sarò costretto a decisioni estreme, avverte il Premier Conte. Evitare confusione e misure inutili o dannose è l'obiettivo di Giuseppe Conte, che per questo annuncia un tavolo quotidiano di coordinamento con le regioni al via da questa mattina. Siamo pronti a contrarre le prerogative dei governatori, spiega, riferendosi anche alla decisione delle Marche di sospendere l'attività scolastica. Tutti quanti ci devono ascoltare e devono ovviamente seguire queste indicazioni che noi adottiamo e imponiamo a livello nazionale. Non è possibile che ognuno vada in ordine sparso. L'impatto economico per il paese potrebbe essere fortissimo, prosegue il Premier, che individua tra i motivi dell'esplosione di contagi anche una gestione fuori protocollo da parte di un ospedale. Qualche segnale di ottimismo in ogni caso arriva dal costante contatto con le autorità sanitarie e scientifiche. Stiamo seguendo le loro raccomandazioni e ragionevolmente loro ci dicono che un impatto positivo, le misure contenitive sin qui adottate dovrebbero averlo. Quanto alle polemiche con Matteo Salvini, Conte taglia corto: l'ho cercato ma non mi ha mai risposto. Chi è il leader dell'opposizione ha l'obbligo, ha la responsabilità di non dire sciocchezze e soprattutto di non speculare. Valentino Russo, GR1. Gli altolà di Conte vengono respinti al mittente dalla regione Lombardia. Parole offensive irricevibili, dice il governatore Fontana, per il quale sarebbe la fine dell'autonomia. Alle critiche del Premier sulla gestione dell'ospedale di Codogno replica invece l'assessore lombardo alla sanità: da noi nessuna falla, sta al governo spiegare la scarsa prevenzione, le parole di Gallera. E la paura di una diffusione del coronavirus fuori dalla Cina si riflette anche sulle piazze finanziarie. Per l'Europa è stato un lunedì nero, in fumo 352 miliardi di euro, 1.000 miliardi quelli bruciati nelle borse di tutto il mondo. E il governo reagisce con le prime misure a sostegno dei comuni della zona rossa. Un gruppo di lavoro per studiare l'impatto del coronavirus sull'economia e prendere contromisure, per ora, dice il ministro dell'economia Gualtieri, è prematuro fare stime, ma per gli economisti i primi tre mesi del 2020 saranno a crescita negativa e a fine anno il PIL potrebbe segnare il meno 1%, previsioni collegate allo stop delle attività in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia e a uno scenario difficile da prevedere. L'indicatore più immediato è la borsa. Le piazze europee hanno perso mediamente il 4%, bruciando 352
2 miliardi, la peggiore Milano che ha chiuso a meno 5,4% con lo spread a 145 punti, seduta pesante anche a Wall Street, meno 3,55%. Rischio recessione, dunque, con il governo che ha varato le prime misure di sostegno per i comuni della zona rossa, il ministro dell'economia Gualtieri. Sospendiamo gli adempimenti e i pagamenti dei tributi e delle ritenute fiscali, già abbiamo concordato con ABI la sospensione delle rate dei mutui, così come ci saranno gli interventi sulla cassa integrazione e una serie di misure che stiamo predisponendo a sostegno della liquidità delle imprese, dei settori più colpiti. Paola Rania, GR1. Anche le borse dunque cominciano a guardare con grande preoccupazione all'evolversi della situazione. Abbiamo chiesto a Stefano Manzocchi, direttore del Centro Studi di Confindustria, quale futuro economico si prospetta per l'Italia. Ci profila senz'altro una prima metà dell'anno molto difficile. Siamo usciti già molto lenti dal 2019 in termini economici e quindi in questo momento è difficile quantificare i costi, ma senz'altro c'è un blocco e comunque un rallentamento dell'attività produttiva che peserà senz'altro per la prima metà dell'anno. All'estero, in Cina, contagi e decessi continuano a crescere attorno alla città di Wuhan, epicentro del virus, ma ieri si è registrato il più basso numero di morti giornaliero da 2 settimane. Si aggrava invece la crisi in Iran, Giappone e Corea del Sud. Il vice ministro della salute sudcoreano elenca i numeri aggiornati: 890 contagi, 8 morti, 22 persone guarite. La città di Daegu, focolaio della penisola, sempre in isolamento. Hong Kong blocca i voli in arrivo da Seoul. Fuori dalla Cina è la Corea del Sud, il paese più colpito dal coronavirus. Situazione critica in Giappone, dove il governo studia misure d'emergenza per far rimanere la gente in casa. Intanto è morto un quarto passeggero della nave da crociera Diamond Princess. In Cina, accertati ieri altri 500 contagi, il totale è di oltre 77.600. 71 morti nelle ultime ore, il numero più basso da 2 settimane, mentre fuori dalla provincia di Wuhan, dove è scoppiata l'epidemia, secondo le autorità la situazione comincia a essere sotto controllo. Situazione incerta invece in Iran, dove un deputato accusa: i morti sono 50, le autorità nascondono la verità. I numeri ufficiali del regime di Teheran parlano di 12 morti e una 60 di contagi. Intanto, negli Stati Uniti, il presidente Trump, secondo indiscrezioni, sta inviando al Congresso una richiesta di 2 miliardi e mezzo di dollari per combattere la diffusione del coronavirus. Francesco Mincone, GR1. E sono rientrati in Italia i 40 turisti provenienti da Lombardia e Veneto che all'arrivo a Mauritius erano stati costretti a scegliere tra la quarantena e il ritorno a casa. L'Italia, al terzo posto assoluto per numero di contagi, viene ora considerata a rischio e molti paesi sconsigliano i viaggi nel nostro paese. E la situazione italiana preoccupa anche la Francia, allertati ospedali e presidi sanitari al confine. Misure precauzionali per chi arriva dal nord Italia, ma nessuna chiusura delle frontiere. È la linea adottata dalla Francia in seguito all'aumento dei casi di contagio da coronavirus. Inserite nella lista ad alto rischio la Lombardia e il Veneto. A chi arriva da queste zone la raccomandazione di evitare le uscite non indispensabili, di utilizzare le mascherine, di misurarsi la febbre almeno 2 volte al giorno e, in caso di sintomi influenzali, contattare il numero di emergenza 15. Tra le misure più importanti, la richiesta alle famiglie che hanno trascorso le vacanze invernali nelle 2 regioni italiane di mantenere i propri figli a casa per almeno 14 giorni. Estesi anche i controlli ai mezzi di trasporto provenienti dall'Italia. Ieri era rimasto fermo a Lione un bus proveniente da Milano, trasferiti in ospedale un conducente e un passeggero che presentavano sintomi da influenza. Da Parigi, Iman Sabah, GR1. E siamo allo sport, con il calcio, con anche il calcio che deve fare i conti con il coronavirus. Ma intanto questa sera è di scena la Champions, con una sfida davvero ardua per il Napoli. In studio, Manuela Collazzo. E già, il coronavirus si abbatte anche sullo sport, ne parleremo, ma lo sottolineavi giustamente. Cominciamo parlando invece di questioni di campo. Napoli-Barcellona alle 21, andata degli ottavi di Champions League. Una sfida da sogno per il popolo azzurro, che per la prima volta ammirerà Messi al San Paolo, nello stadio che fu di Maradona. Un San Paolo previsto
visto affollatissimo, sarà record di incasso. Permessi grande accoglienza già all'arrivo del Barça in città ieri. Gattuso, al debutto in Champions da allenatore, garantisce rispetto assoluto per gli avversari, ma nessuna paura. L'altra sfida di stasera, Chelsea-Bayern-Monaco. La Serie A e il vuoto negli stadi. Nel prossimo turno, accolte le volontà di Lega e Federcalcio di non fermare la A per via di un calendario intasatissimo, ma nelle regioni dell'emergenza si giocherà a porte chiuse. Spicca Juventus-Inter, sfida scudetto. Ci sono anche Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, Sampdoria-Verona e Udinese-Fiorentina. Da precisare che per quest'ultima gara era stato chiesto il rinvio con i club d'accordo a disputare la sfida a porte aperte lunedì. Nessuno stop per la B. A proposito di B, nel posticipo vittoria dell'Empoli a Perugia 1-0, si blocca invece la C e anche altre discipline come pallavolo e basket. Le 7:15 minuti ora su Radio 1, l'informazione continua con i giornali regionali e a seguire Radio Anch'io che... I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. Giornale radio della Lombardia. Coronavirus, la regione, ci sono le condizioni per rassicurare i cittadini, meno tamponi e più isolamento. L'appello a non intasare inutilmente i numeri telefonici dell'emergenza. Scontro Conte-Fontana, il Presidente del Consiglio parla di un ospedale che non ha seguito i protocolli e ipotizza di limitare i poteri sanitari delle regioni. Il governatore lombardo, siamo all'altezza della situazione. 7:18, 40 secondi, buongiorno da Milano, martedì 25 febbraio, Santa Costanza e San Cesario. In diretta dagli studi RAI, Gazzettino Padano con Paola Colombo e Pierluigi Ferrari. In regia Bianca Maria Bezzeccheri e Antonino Faranda. Subito le notizie per chi è in auto, la linea Radio Traffic con Dario De Simone. Una buona giornata a voi sul tratto milanese della A4. Code per il traffico intenso ma anche per le conseguenze di un incidente risolto tra Pero e Cormano in direzione Venezia. Traffico in forte aumento per gli spostamenti del mattino. Sulla A9 Lainate Como Chiasso, in colonnamenti per lavori tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. È tutto, a più tardi. Passiamo al meteo e ascoltiamo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino di Varese con Paolo Valisa. L'alta pressione che ha portato ieri aria subtropicale sulle Alpi lascia il posto al transito di perturbazioni da nord-ovest. Ancora una volta però le nostre regioni resteranno riparate dall'arco alpino. Le previsioni quindi per oggi nuvoloso, ultime schiarite di primo mattino sulla Valtellina, asciutto o solo 4 gocce qua e là. Temperature minime tra 8 e 10 gradi e 1200 metri più 3, le massime tra 10 e 12, in montagna zero termico in calo verso i 2000 metri. Domani mercoledì abbastanza soleggiato con ingresso di vento da nord da metà giornata fino in pianura, massime tra 10 e 12 gradi, nuvolosità estesa lungo le Alpi, a tratti anche sulle prealpi, con neve e vento tempestoso sulle creste di confine. Giovedì poco sole al mattino, nuvoloso in giornata, sulle Alpi nevicate fino agli 800 metri, altrove asciutto, schiarite in serata con ancora vento da nord su Alpi e Prealpi. Per la tendenza di venerdì, ben soleggiato, limpido, residuo favonio al mattino, sabato nuvoloso, forse deboli piogge in serata. A tutti auguriamo una buona giornata. Il Gazzettino Padano. 6 morti e 173 contagiati da Lombardia con il focolaio nell'Lodigiano, la regione più colpita dal coronavirus. In serata lo scontro a distanza tra il Presidente del Consiglio e il Governatore. Conte ha ipotizzato di avocare a sé i poteri in materia sanitaria che hanno le regioni. Fontana ha ribattuto, idea offensiva, siamo all'altezza della situazione. Nella notte fonti di Palazzo Chigi con una nota hanno in parte corretto il tiro, precisando che il Presidente è pienamente soddisfatto del livello di collaborazione con le regioni. Il Premier aveva anche parlato di un ospedale che non ha seguito il protocollo e il riferimento è ovviamente al nosocomio di Codogno, ma ieri dalla regione è arrivato anche un nuovo appello a non chiamare inutilmente i numeri dell'emergenza. Un numero verde per il coronavirus 889 45 45. Informazioni anche all'1500. Le linee del 112 non vanno intasate.
Nella Lombardia, divisa fra zona rossa blindata e zona gialla semichiusa, il presidente della regione si dichiara moderatamente fiducioso. Ora la preoccupazione è di riuscire a tranquillizzare la popolazione, evitare psicosi, la corsa ad esempio nei supermercati come nelle scorse ore. Credo che veramente ci siano tutte le condizioni per poter rassicurare i nostri cittadini. Lo sforzo è unanime, istituzioni compatte nell'attività di contrasto alla diffusione del virus. Ora però cambia la strategia, non più tamponi a tappeto, ma in assenza di febbre, isolamento al domicilio, monitorati. C'è da fermare il contagio da coronavirus, al tempo stesso però bisogna andare avanti nel rispetto delle regole. Così per la prima volta oggi il Consiglio regionale si svolgerà a porte chiuse, non per riservatezza, ma perché sono vietate le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo. Donatella Negri, TGR Lombardia. Il coronavirus sta creando problemi ai turisti italiani. Nella notte è atterrato a Fiumicino il volo proveniente dalle Mauritius, dove 40 lombardi non sono stati fatti sbarcare. Nelle ultime ore anche la notizia che a Tenerife un medico proveniente dal nord Italia è risultato positivo al virus. Verifiche su una turista di Bergamo in vacanza a Palermo che si è sentita male. La vita nella zona rossa e 10 comuni dell'Lodigiano isolati da giorni, ora anche con posti di blocco. Gli oltre 30 varchi di accesso ai 10 comuni della zona rossa sono controllati da 300 agenti delle forze dell'ordine arrivati da tutto il nord Italia, compresi i militari dell'esercito. Da domenica si transita nella zona rossa solo con un permesso della prefettura di Lodi. Questo commerciante di Somalia vorrebbe andare a fare provviste, ma non gli viene consentito. Com'è la situazione degli alimentari? Tragica, ho gli scaffali vuoti, se mi fanno andare a far spesa. Manca tutto. Tutto. I prodotti secchi sì, invece il pane me l'hanno consegnato, i latticini me li hanno consegnati, le uova, il latte me l'hanno consegnato. Altri residenti nella zona rossa che si trovavano fuori dai comuni ora vorrebbero rientrare, consci però di dovervi rimanere per la quarantena obbligatoria. Io rientro da una vacanza di una settimana, quindi non ero neanche qui, però mia mamma mi ha chiamato e mi fa bene a casa perché c'è... E vabbè, io però devo tornare a casa, come faccio adesso? Sono... per forza di cose. Il confine della zona rossa viene usato anche per consegnare materiale a chi si trova all'interno. In particolare dagli uffici di Milano vengono portati computer e faldoni di pratiche a chi è bloccato in quarantena, ma anche generi di prima necessità, nonostante all'interno non manchino i rifornimenti. Da Casal Pusterlengo, Alberto Ambrogi, TGR Lombardia. Nelle emergenze purtroppo c'è chi approfitta per truffare gli anziani e i più deboli. Falsi addetti delle aziende sanitarie con camici bianchi che millantano il dovere eseguire tamponi o sanificare oro, gioielli o contanti. Obiettivo, derubare le vittime. L'appello è quello di non aprire le porte ma di avvertire le forze dell'ordine. Sono stati segnalati episodi nel Milanese, nella Bergamasca e nel Mantovano. Si tratta ovviamente solo di sciacalli. Giornata da dimenticare ieri per chi ha viaggiato in treno, ritardi di ore anche sull'alta velocità dopo il malore di una dipendente nella stazione di Casal Pusterlengo. Si sospetta un caso di coronavirus e tutto si blocca per le verifiche. Il malore di un dipendente nella sala movimento treni della stazione di Casal Pusterlengo fa scattare i protocolli di sicurezza. Nella zona rossa si blocca tutto. La sindrome da contagio da coronavirus corre sulle rotaie dell'alta velocità e raggiunge i cartelloni delle stazioni ferroviarie di Mezza Italia. Sulla rotta Milano-Bologna-Firenze-Roma si accumulano minuti di ritardo che a fine giornata diventeranno ore. Dove deve andare? A Roma. È una situazione molto onirica. Ma nessuno le ha detto niente. No, è stata una sorpresa alquanto scintillante, perché adesso dovrò aspettare 250 minuti. Destinazione Parma. E invece niente. Tutto cancellato, anche quello di dopo, tutto cancellato. Però probabilmente per ritardo saranno tutti quanti in ritardo. Non capiamo perché. E così ieri l'Italia di chi viaggia si è spezzata ancora una volta in due, con i treni ad alta velocità deviati sul percorso Verona-Padova, con seguito di super ritardi, polemiche e malumore. Non lo so, dice 80 minuti di ritardo, però non mette il binario, non sappiamo, non lo so. Questo quanto è successo ieri e oggi potrebbero esserci ancora disagi. Laura Longo, TGR Lombardia. Infatti disagi probabili oggi anche per i treni dei pendolari. Trenord infatti ha annunciato che ci saranno una serie di cancellazioni. Dopo il calo del 40% dei passeggeri nella giornata di ieri, la decisione è stata quella di bloccare una parte dei convogli per le operazioni di sanificazione. L'indicazione è di consultare il sito di Trenord per verificare gli orari. Critici i comitati dei pendolari. Scelta poco chiara, l'accusa: i vagoni torneranno pieni in giornate in cui l'invito è evitare assembramenti. 7:26, 15 secondi, anche oggi grande spazio sui quotidiani, ovviamente all'emergenza coronavirus, e allora leggiamo insieme i titoli principali scelti da Pierluigi Ferrari.
E cominciamo con la Repubblica. Il virus contagia i mercati, bruciati in borsa 30 miliardi, Conte striglia le regioni, basta caos, tolgo le deleghe sanitarie. Molti paesi, anche l'Europarlamento, chiudono le porte agli italiani. Il cittadino di Lodi, coronavirus, i morti lodigiani salgono a 4. Primi problemi anche per le aziende, chiuso anche il colosso MTA di Codogno che serve Fiat Chrysler e Renault. Il Fatto Quotidiano, io in attesa del test devo tornare in corsia, Codogno è nel caos, parla un'infermiera della struttura in cui è emersa l'infezione, i colleghi lavorano senza cambi, turno da 5 giorni di fila. Passiamo al Corriere della Sera, mascherine disinfettanti a prezzi folli, si muove la procura di Milano, indaga la finanza per manovre speculative su merce, al setaccio gli annunci su internet e controlli in esercizi commerciali e magazzini. Il Sole 24 Ore, virus tonfo delle borse, oro al top, in arrivo un nuovo decreto legge per le imprese. L'Avvenire, messe sospese, cerimonie delle ceneri rinviate nelle comunità afflitte dal virus, la CEI piena collaborazione con lo Stato. Virus, si moltiplicano i contagi, ora sono 30 i malati pavesi, l'apertura della provincia pavese che scrive un'impiegata della Camera di Commercio risulta positiva, gli uffici non chiudono. Sul coronavirus anche il titolo di apertura della provincia di Cremona, sentiamo il direttore Marco Bencivenga. Stamattina spostiamo il fuoco dall'emergenza sanitaria all'emergenza, diciamo così, economica. C'è, oltre ai dati noti della borsa, il grido d'allarme degli imprenditori cremonesi che dicono A, non lasciateci soli, aiutateci, B, fateci sapere di più, e si rivolgono alle autorità sanitarie cosa dobbiamo fare con i nostri dipendenti, perché non sappiamo se qualcuno di loro è positivo e nel caso come comportarci. Oltre a questo, naturalmente, un aggiornamento sui casi in provincia, c'è anche un militare sulla prima vittima cremonese, che è la signora Cremasca, morta all'ospedale di Brescia l'altro ieri, e anche questo allarme degli sciacalli in casa che entrano con la scusa dei finti tamponi per truffare gli anziani. Grazie a Marco Bencivenga della provincia di Cremona. Altri titoli sul coronavirus, l'eco di Bergamo, la prima vittima del Covid-19, almeno 10 contagiati, tamponi, anziani nel mirino degli sciacalli. Provincia di Lecco, in quarantena le famiglie di 12 studenti della scuola di agraria di Codogno sono stati giudicati a rischio dai medici. Il giornale di Brescia, si allarga il contagio, 4 positivi agli ospedali civili, uno è bresciano, nessuno è in pericolo di vita. La Gazzetta dello Sport, Juve Inter, porte chiuse, più di mezza Serie A in quarantena, 6 partite senza pubblico, ma il primo stadio vuoto sarà San Siro giovedì in Europa League. E chiudiamo con una notizia di tema diverso, Il Giorno, il deragliamento del Frecciarossa, la conferma dei tecnici invertiti, i cablaggi sullo scambio di Lodi, l'attuatore 5, unico pezzo difettoso del deviatoio, funzionavano correttamente gli altri 6 dispositivi dello stesso lotto, sequestrati nel deposito di Livraga. Tempo anche per la prealpina, infine a Busto Arsizio il cedro va eliminato, via Roma blindata, ieri e oggi strada chiusa per consentirne il taglio. Grazie dell'attenzione. Torniamo puntuali con tutti gli aggiornamenti anche sul coronavirus, ovviamente 12.10 Radio 1. Una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Lombardia.